La Regione Puglia ancora una volta è riuscita sotto la regia di Leo Caroli a risolvere una situazione molto complessa e lo abbiamo fatto rilanciando, come sempre si affrontano le crisi occupazionali, non bisogna giocare in difesa, bisogna giocare all'attacco, quindi da una prospettiva di perdita di posti di lavoro e di fatturato si passa ad un investimento di decine di milioni di euro che verrà fatto ovviamente nella sinergia tra l'impresa e la Regione Puglia. Altro non credo ci sia da dire, tutti i palloni che arrivano alla Regione, quelli buoni, quelli cattivi, vengono giocati e vengono giocati al meglio. Credo che poche regioni riescano a trasformare l'amarezza, la sfiducia in volontà di prima di resistenza e poi addirittura in speranza. Quindi oggi sono voluto venire qui, ho voluto che la conferenza stampa fosse qui in mezzo ai lavoratori e ai dipendenti, perché è chiaro che questo significa prendere un impegno con la Regione di grande rilievo nell'interesse dell'azienda ovviamente, ma soprattutto delle migliaia di dipendenti che in questa maniera non solo salveranno il posto di lavoro, ma spero riusciranno a insegnare ai nuovi assunti che cosa hanno fatto fino ad oggi. Quindi viva Molfetta e viva la Regione. L'accordo con la Regione ci dà la possibilità nel prossimo triennio di creare, diciamo, di progettare servizi innovativi legati alla cyber security, alla blockchain, all'intelligenza artificiale per il mondo del customer management, quindi ci consente di effettuare quella trasformazione di modello di business di cui parlavamo. Ma in parallelo, accanto a questo percorso di ricerca e sviluppo, ci sarà un grandissimo programma di formazione che riguarderà tutti i nostri dipendenti e cercherà di traguardare verso competenze digitali innovative. È chiaro che è uno sforzo importante che dobbiamo fare tutti insieme, l'azienda, le lavoratrici, i lavoratori, con il supporto delle istituzioni. Non si fa dall'oggi al domani, servirà del tempo, ecco perché abbiamo bisogno anche di un ammortizzatore sociale che nel frattempo consenta di sterilizzare alcuni problemi economici che tuttora permangono. Quindi è l'inizio di un percorso, ma crediamo che sia il passo giusto verso il futuro e verso, diciamo, non solo la resilienza di Network Contacts, ma anche verso il suo futuro sviluppo.